restituito alla città uno dei suoi scrigni più preziosi. Da sabato scorso la splendida chiesa del Gonfalone è tornata a risplendere di luce propria. Ci sono voluti 2 anni di lavori e la tenacia del vescovo Armando Trasarti per restituire alla collettività la straordinaria chiesa di Santa Maria del Gonfalone. C'era il clima e l'euforia tipici dell'evento di portata eccezionale sabato per la riapertura al pubblico che ha monopolizzato la vita cittadina del fine settimana. Alzare gli occhi al cielo e perdersi nei mille particolari del meraviglioso soffitto ligneo, fatto da formelle ottagonali finemente intagliate nel 1606 dall'ebanista mondolfese Matteo Carloni, con al centro uno splendido medaglione anch'esso intagliato ma di scuola veneta rappresentante la Madonna della Misericordia, è stata una vera gioia per gli occhi e per gli intervenuti a questo momento così significativo per la comunità fanese. Dopo anni bui in cui l'abbandono ed il degrado avevano ridotto questo gioiello a tal punto da essere quasi irriconoscibile, ora, grazie alle sapienti mani delle restauratrici, sotto l'attento occhio della soprintendenza, hanno potuto riportarlo al suo originario splendore, potendo contare anche sui fondi dell'8x1000, da cui sono arrivati i 2/3 della somma necessaria, e per il restante poi ci hanno pensato la regione, che ha dato 40.000 euro, e il mecenatismo di 11 imprenditori locali, sempre assieme, che hanno portato ad una spesa per il restauro attorno ai 500.000 euro. Finalmente riapriamo questo famoso Gonfalone, desiderato dalla città un po' per storia affettiva. C'era una sala cinema in un certo periodo, quindi molti si sono incontrati guardando e visitando il cinema. È il più grande soffitto a cassettone di Fano nel 1600. Il restauro è stato complesso, prima di tutto il tetto, tante persone hanno creduto in questo monumento e hanno desiderato investire qualcosa. Perché la restituiamo? Perché i beni culturali, è vero che sono beni privati, ma sono pubblici. Il bello è di tutti, come il cielo, come la pioggia, come il sole, è di tutti, quindi lo restituiamo ai tutti, anche se è proprietà della diocesi e ne siamo onorati. Ora gli oltre 200 metri quadrati di superficie per una capienza di 180 posti a sedere non aspettano altro che essere riempiti da validi contenuti culturali come mostre, concerti e convegni.